Siamo davanti alla stazione Mediopadana, l'opera di Calatrava che compie esattamente 5 anni. È stata inaugurata l'8 giugno del 2013, i primi treni hanno cominciato a circolare il 9 giugno del 2013. Vediamo dopo 5 anni come è messa questa stazione. La prima emergenza che balza all'occhio è quella dei parcheggi, pochi posti auto rispetto agli utenti. Il comune ora sta correndo un po' a ripari facendo 150 posti che saranno disponibili nei prossimi giorni su un terreno sterrato, in previsione di realizzarne altri 450 con un bando. Ovviamente quando non ci saranno questi nuovi posti auto il parcheggio rimane sempre un po' selvaggio. Siamo davanti a una delle aree transennate sui binari, binario 4 in questo caso, ma anche nel binario 1. Perché sono state transennate? Perché nei giorni scorsi è caduta una lastra di vetro dal tetto, fondamentalmente si può vedere di su, quindi c'è stato questo pericolo proprio mentre alcune persone stavano aspettando di prendere un treno. Per precauzione alcune zone sono state transennate. Siamo sempre al binario 4, in questo caso siamo davanti a un ascensore, come vedete anche qui transennato in qualche modo perché l'ascensore è rotto ed attualmente in fase di manutenzione. Questo è l'ascensore che non funziona, l'abbiamo visto sul binario 4, qui siamo all'ingresso della stazione, in realtà non c'è nessuna indicazione a far sapere ai viaggiatori che questo ascensore non funziona. Questo è uno dei tanti cartonati totem che accolgono i viaggiatori cercando di farli fermare anche alle zone di si parla di una mostra, peccato che sia del 2015, quindi di 3 anni. Il treno Italo Alta Velocità 99-12 nelle ore 15:24.